What do you? What do you? Salve a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Ci sono qui sul GTA 5 per mostrarvi una nuova mod e oggi sono qui con Chop per andare verso l'infinito. Allora, praticamente abbiamo un'idea che mi era venuta molto tempo fa del fatto di fare delle isole, dato che non le facevo da un po', portare delle isole belle belle, e quindi si fa una cosa molto particolare oggi, ovvero si va alle isole Wake. Le isole Wake si trovano più o meno in questa via, cioè più o meno verso di qua credo, e comunque sono praticamente delle isole che venivano utilizzate nel 1000, non mi ricordo quando. Porco due, ok, no, c'ho ancora la velocità massima dell'altra volta, ragazzi, guardate, wow, è bellissimo. Potevo andarci con la Ferrari, però già questa, ragazzi, è abbastanza veloce, fermati. Ok, andando così riusciremo ad andare verso lì, ok. Ho sbagliato zona, oddio, già tanto non esplodo. È difficile da usare, ragazzi, è difficilissimo. Comunque, oggi abbiamo questa possibilità di poter utilizzare questa mod e quindi approfittiamone. Questa qui è un'isola praticamente tutta quanta militarizzata. Infatti troveremo un aeroporto militare ormai abbandonato, perché, cioè, nel senso, non è che ci lo usano più a fare altro. In realtà veniva utilizzato, cioè, allora, qui c'è Wikipedia. Infatti che quest'isola l'avevo già sentita da qualche parte, però c'era un motivo del fatto per cui l'avevo conosciuta in questo modo. Praticamente quest'isola è anche conosciuta come atollo di Wake, ovvero atollo corogliano. È complicato da dire, eh? Cioè, aspettate, non fa parte dei territori incorporati negli Stati Uniti d'America ed è amministrato direttamente dal comando dell'aviazione militare. Però non capisco, vabbè, 19 km dalla costa dove si trova. Boh, raga, comunque è un'isola praticamente nel Pacifico. Non so, non sono molto informato su questa cosa. Però comunque, se andate su Wikipedia, vi lascio il link di Wikipedia in descrizione, almeno potete vederlo, perché non ricordo proprio. Dove diavolo sto andando? Gesù, questa velocità è impossibile da gestire. Oh mio Dio. E il bello è che non la voglio disattivare, quello è il problema. Sono un malato terminale. Cioè, nel senso, voglio complicarmi la vita, se no non vivo. Ok, però adesso sono nella autostrada, superstrada. Il Chop sta bene? Sì, il Chop sta bene, sì, va bene. Ok, era solamente per dare un'occhiata. Ragazzi, stiamo andando a una velocità pazzesca. Quest'auto in realtà non andrebbe a questa velocità, però grazie a questa mod può farlo. Ok, disattiviamola però, perché è solamente più complicato del previsto. Allora, wow. Ok, scusate. Come diavolo mi sono fermato? Ma che cazzo? Vabbè, è un missile sta a fare. Ok, dentro, sono dentro, perfetto. Ok, le isole Marshall dovrebbero trovarsi in direzione di là. Ok, naturalmente magari con questo veicolo non è che possiamo fare moltissimo. Occhio, way. Ho distrutto uno degli ombreloni, però comunque, ragazzi, possiamo fare una cosa molto particolare. Prendiamo un veicolo. Io proporrei il Dodo, non so perché, però mi sa che mi può essere utile in questa cosa. Non lo uso mai anche, quindi vai. Ah, Chop è già dentro, guardate. Chop è dentro l'aereo. Non ho mai fatto questa cosa con Chop, va bene. Oh, cazzo. Ah! Ok, fermati. Ok, pensiamo. No, sta uscendo. Perché sta uscendo? È pericolosissimo. Ok, allora possiamo partire. Sì. Ok, allora, perfetto. Possiamo andare in questa direzione. E tra un po' dovremo trovare la zona particolare, credo. Ha detto di andare verso Vespucci Beach. Noi siamo a Vespucci Beach e quindi credo che vada bene. Questa direzione è giusta, credo. A meno che non mi abbia imbrogliato. Non lo so, guarda. Può essere possibile. Ma che cavolo è sta grafica che tipo fa sembrare l'acqua, non proprio acqua? Non lo so, tipo Non sembra molto GTA guardandolo. Cioè, così sì, però guardando l'acqua non mi sembra proprio GTA. Raga, mi sono perso. Dove diavolo? Eccola, la vedo. Sì. Oh, allora ho azzeccato. Perfetto. Ok, bisogna solamente atterrare adesso. Madonna, guarda quanto è lontano. Raga, per farvi capire, noi siamo in questa zona qui. Cioè, per farvi capire, cioè, la differenza. Noi stiamo qui, però non si vede. Guardate, noi stiamo qui. Ok, queste qui sono le isole Marshall, che naturalmente, se andate a vedere proprio una foto di Google Immagini delle isole Marshall, sono proprio così. Cioè, ragazzi, guardate che navi. Oh, sono bellissime ste navi. Wow, non ci sono neanche così dettagliate in GTA 5, guardate. Poi vedi, sono di GTA 5, non lo so. Oddio, però sono carine, mi piacciono. Boh, non so perché. Quella è una porta aerei. No, oddio, ho trovato un altro posto per le drop zone, per forza. Guarda che bella sta porta aerei. Cioè, totalmente diversa da come me l'aspettavo. Ok, ci sono anche degli aerei, cosa? Ah, questo qui è un pack completo a quanto pare, guardate. Poi abbiamo tutti quanti i punti, i versanti, le zone, tutto quanto il porto. Infatti avevo visto che tipo il punto più alto dove... Cioè, allora, ragazzi, questi qua sono 6.5 km quadrati di pura schifezza. Questo è l'unica cosa che ha, è l'aeroporto, che è appunto dell'aviazione militare americana, credo. E viene usato solamente per gli aerei di piccole dimensioni. Infatti lì c'è, guardate, c'è là il mare. Ma che cavolo, aspetta. Bisogna abbassare la voracità del mare, perché sennò questo qui affonda tutta l'isola così. Guarda che onde, vabbè. Atterriamo qui, dai, atterriamo qui, perfetto. Tanto noi possiamo andarci, siamo un dodo. Guarda,
guarda come si alza la marea. Ok, disattiviamo. Ok, abbiamo abbassato. No, guardate, si diventa sempre più grande, guardate. Vabbè. Neutral. Ok, no, non funziona purtroppo. Abbassiamo la velocità del vento, dai. Ok, l'abbiamo abbassato e le onde le abbassiamo a zero. Ok, ragazzi, sono sospente le onde, dovrebbero. Boh, non credo di poter fare molto altro. Va bene, ok, il mare dovrebbe essere meno agitato naturalmente, come potete vedere. Infatti, oh, guarda come va veloce, wow! È un motoscafo. Ok, abbassiamoci e... No, comunque volevo fermarmi da qualche parte in realtà. Quelli che diavolo sono quelle cose? Mi devo vedere delle immagini di queste Wake Island perché non capisco cosa siano, cosa diavolo sono. Allora, qua ho un sedimento roccioso, ok, e capisco. E quello lì cos'è quello? Allora, bisogna vedere tutta quanta la zona. Bisogna vedere tutta quanta la zona e quindi inizierei da questa parte, da questo lato qui. Fermati, ok. Oh cavolo, come cavolo si ferma? Guarda, raga, ma che cavolo... Guardate, aspetta, per farvi capire. Guarda, può andare anche indietro. Guardate, sta andando indietro. Ma che... Cioè, sono... Facciamo dogfight coi dodo, guardate. Cioè, posso andare indietro io, guardate. Posso andare indietro. Yeah! Oh cavolo! Ok, perfetto, non volevo farlo così però. Sono sincero. Ok, facciamoci una cosa non intelligente. Intelligenza. Frena qui, cazzo! Ok, frena, buttati, non me ne frega niente, vai, buttati anche in mare, tanto lo posso riprendere quando voglio. Ok, comunque, questo qui è un sedimento roccioso basato su, non lo so. Ok, iniziamo bene. Allora, comunque, abbiamo tutta, allora, poi voglio vedere anche le navi, perché è piuttosto grande sta zona, guardate. Qua ci sono delle capanne gigantesche, che è distrutto ormai, perché naturalmente fanno parte della guerra, cos'è? Qualcosa mi può dire questa cosa sull'isola, isola principale, quella di Wake, si trova in una pista aerea con l'ultimo aggiornamento nel 2009, dove vi risiedono certo... C'è almeno 150.000 abitanti. 150 abitanti. 150.000 abitanti in un'isola da 6.5 metri quadrati. Di sicuro cioè sarebbe troppo. Oh mio Dio, guarda che roba. Aspetta, questo posto invece cos'è? Un generatore può essere? Non lo so, non ho idea. Comunque sì, l'isola viene pienamente sfruttata perché appunto perché è piccola. Una parte lo tiene, diciamo, aeroporto, un'altra parte generatori e cose del genere. Quindi naturalmente noi ci muoviamo. Prendiamo una macchina perché muoversi così non ci si può fare. Meno male che prima avevo visto una macchina lì, infatti. Guarda, Dio, bruttissima, però va bene, dai. Guarda, qua c'è anche una navettina piccola. Vabbè, questa qui fa un po' schifo, sta nave, eh. Questo sarebbe il porto, davvero? Avevo visto che tipo la parte più bassa di quest'isola è di 0 metri quadrati. Cioè 0 metri sul livello del mare. 0 metri sul livello del mare. E la parte più alta è 6 metri sul porto. Che il porto è... Cioè, il porto è artificiale ed è più alto di tutti quanti. Non si può entrare qui dentro, no. Quindi, tipo, è una mezza sega. Cioè, proprio per dirvela così. Si può entrare qui, non si può entrare. Va bene, comunque abbiamo un'auto. Ma era così, davvero? Non me lo ricordo più. Vabbè, ok, allora, vediamo un attimo. Vabbè, l'imbarcazione, naturalmente, l'avete già visto. Questo qui è un trainatore, qualcosa del genere. Però, quindi, non ci serve a noi. Possiamo andare avanti e provare. Voglio provare anche questo posto di notte, perché voglio vedere cosa da offrire. Oh, porca vacca, no! No! Funziona ancora? Sì, funziona ancora. Perfetto. Oh, no, non di nuovo! Ok. Allora, facciamo attenzione, possiamo andare, disattiviamo questa velocità, mi sta uccidendo. Ok, disattiviamo questa accelerazione che mi sta uccidendo. Ok, possiamo muoverci in questo modo, mi sa, dai. Allora, abbiamo tutta questa zona, che tipo, cos'è questa zona? Wow, questo è tutto un sedimento tipo per la raccolta dei gas, non so, qualcosa del genere. Ok, sì, qua c'è dell'olio che viene, mi sa preso, ok, perfetto, ok. Non lo tocchiamo naturalmente perché non è affar nostro. Ok, questa qui è una zona totalmente, madonna, guardate, è tutto da ristrutturare, tutto quanto. Fa schifo sto posto. Ok, cavolo. Volevo vedere un attimino gli interni di questo posto. Ed sono solamente casse per le... Non so, qualcosa. Però possiamo provare a vedere altro. Allora, questa zona, ok, tutta quanta così. Quello che diavolo è? Non mi dire che è un missile. È un missile, no. Che diavolo è? Vabbè. Ok, questo ponte non è molto molto... Va bene, vai, tranquilli. Non ci facciamo caso, va bene. Ok, qua c'è una rampa. Che cazzo? Non capisco. Qua c'è un accampamento di quelli tipo militari. Purtroppo non ci si può entrare. E le barche. Le barche le voglio vedere, voglio provarle, voglio testarle. Oh, che è sto a fare? Non ho capito. Non è una bomba, ok. È una radiotrasmittente per... Sapete quelle lì che si trovano negli aeroporti? Magari può essere quello. Perché? Perché non ne ho idea io. Sinceramente, cioè, boh, cosa ne so io. Che ne saccio? Che cavolo, questo è disintegrato dalla ruggine. Ragazzi, questo affare è disintegrato dalla ruggine. Va bene, ok. Allora noi... infatti sono antenne. Sì, a parte qualche poco di ruggine che si trova in questa zona. Ah, guarda, c'è un elicottero. Lo provo subito. Vaffandomo, voglio disattivare. Guarda quanta ruggine, madonna. Ma è troppo rugginito sto posto. Qui si può entrare, vi prego, ditemi di sì. È una chiesa? Cos'è? Non è una chiesa, no. Non è una chiesa ed è vuoto dentro. Vaffandomo, ok, non si può entrare qui.
quindi in pratica, no? No, non si può entrare. No, non si può entrare. Va bene, ok, allora lasciamo qui la zona. Prendiamo l'elicottero perché sinceramente non ce la faccio più. Ecco, è sconvolgente sto posto, non si può toccare nulla, va bene. Però veramente l'eliporto, cioè qui in mezzo non so cosa ci faccia, però va bene. Abbiamo anche degli elicotteri, cioè degli aeroplani da poter provare, infatti. Questa qui è solamente, mi sa, eccoli, infatti non li vedevo. Qua c'è anche un coso per... Sì, è tutto il centro di controllo dell'aeroporto probabilmente, non so, qualcosa del genere. Qua abbiamo... sì, allora assomiglia ad un aeroporto, E per dire assomiglia veramente, cioè, qua c'è una fabbrica di schifo, ancora più arrugginito di prima, madonna. Ah, un altro rimorchiatore, guardate. Con un molo distrutto, però un altro rimorchiatore. Qua c'è un po' di vegetazione che mi fa piacere, ci sono anche dei campi. Wow, sto posto è stupendo. Infatti contiene 150 abitanti, molto probabilmente sì, Allora, prima avevo visto degli aerei di... vecchi, molto molto vecchi. Cioè, nel senso che si possono usare, però. Infatti io però so di non avere mai installato queste mod, quindi molto 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 probabilmente queste mod sono già installate di loro tramite pack proprio. Quindi questa mod introduce anche i pack. Guarda, un'altra, un SUV, un altro veicolo. Ok, volevo rivedere quegli aerei sinceramente, non li trovo più. Dove diavolo stavano? Avevo visto gli aerei però. Oh, là c'è una Jeep, voglio provare quella Jeep. Ok, questo posto è... Allora, a me piace e non piace sto posto, sono sincero. Però quel veicolo lo voglio provare per forza. Avevo visto dei veicoli prima. Eccoli, sono quelli? Frena, 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 frena. Ok, non so come ci sia il freno su. Vabbè, scendi. Era proprio quello che stavo vedendo, aspettate. No, non era quello. Quello è il Dodo, maledetto, maledetto Dodo. Allora mi sono confuso, non so. Avevo visto degli aerei, però non erano aerei di lì. Cioè, non erano aerei normali, erano aerei vecchi. Ah, mi sa di averli visti in quel posto lì. Cioè, come diavolo si chiama quello lì. La porta aerei, maledizione, non riesco a dirlo. Oh, cavolo, che diavolo, ma che hanno sti posti? Girati, madonna. Sembra gli scarafaggi quando si ribaltano, madonna. Comunque, qua ci sono ancora casse per le munizioni. Interessante sto posto, Sarà una nuova zona per poter, diciamo, fare il drop zone, possibilmente. Ma che diavolo, ma ci sono dei punti strani dove non puoi passare. Guardate, ecco, infatti, per dire. Ok, naturalmente i poligoni sono fatti perché, alla cazzo, perché naturalmente sono delle esportazioni di questa mappa che è di GTA 4. Una mod di GTA 4, quindi in pratica è normale. Posso capire più o meno. Wow wow, però questo posto, ragazzi, sarà la nostra nuova drop zone di sicuro, ne approfitteremo. Ce ne sono tante di isole così, però un'isola come del genere, cioè, mai vista. Guardate, qua ci sono tutti quanti gli aerei e l'elicottero di prima. Cosa? Ma se respawnano gli elicotteri? Bene, ne approfitto, andiamo verso la nostra porta aerei che sarebbe lì. Perfetto, ne approfittiamo. È comodissima sta cosa. Il nostro Dodo è ancora lì, però non ci serve, quindi vabbè. Ok, stiamo andando spintissimi. Qui c'è, mi ricordo c'era qualcosa, non so per quale motivo, però ho visto degli aerei. Vorrei veramente pensare che si trovano solamente su questa porta aerei gli aerei. Ok, ora giochi di parole perché ho detto aerei più volte, però comunque eccolo. Vedete questo aereo, per dirvi, non c'è su GTA, non so se è una donna o è proprio su GTA. Boh, controlliamo. Non so se è la mod che lo aggiunge o meno, può darsi, Ora approfittiamone e fermiamolo qui. Perfetto. Però di sicuro in questa zona un Titan non può passare, ne sono sicurissimo. È un po' troppo piccolo per un Titan, credo. Non so, sarebbe da vedere. Questo veicolo mi sa che esiste lì già, o no? Non so che veicolo sia. Oh, ok, perfetto, l'ho aperto. Western Rogue aerei. Il Western Rogue esiste veramente? Non lo so. Però finalmente possiamo provare un veicolo di quelli là, aerei veri. Ok. Ma guarda, qua c'è un altro eliporto, non lo sapevo. Ok, perfetto. No, non scendere. No, ora non scendo. Ora non scendo. Ora non scendo. No, l'ho salvato in una maniera pazzesca. Comunque, riprendiamoci fiato e andiamo. Volevo provarlo finalmente. Lo posso provare? Sì, si stacca. Ok, perfetto. Era solamente quello che volevo provare. Beh, va benissimo, va benissimo. Allora, volevo un attimo fermarmi in questa zona, però mi sa che non posso fermarmi. Oh cavolo, devo riprendere quota. No, mi schianto, maledizione. Perché mi sto rigirando? Occhio. Wow. Allora, naturalmente, essendo nella seconda guerra mondiale, questa affare probabilmente schiantarsi, cioè schiantarsi, oddio, per i giapponesi schiantarsi doveva essere normale. Però comunque, in ogni caso, non ha niente a che fare con questo no smoking. Mi ricorda tantissimo una nave di GTA San Andreas che c'era scritto no smoking. Vuoi vedere che era una macchina? Cioè una macchina, oddio, una nave di GTA San Andreas. No, non è quella perché non me la ricordo così. Però comunque, in ogni caso, wow, ha una porta aerei sto gioco. Cioè è perfetto, ragazzi. Possiamo atterrare nella porta aerei quando vogliamo e ci fermiamo. Abbastanza grande, perfetto. Possiamo anche staccarci. Ops. Ok, intanto volevo trovare un posto per fermarmi. Dove diavolo è l'aeroporto? Ecco, meno male, sono andato proprio dritto. Ta-da! Ok, prendiamo un pochino. E che diavolo è sto... Allora, comunque è tutto fatto un po' alla cazzo, sono sincero. Nonostante ciò, la mod mi piace. Cioè, ragazzi, è veramente fatta bene. Nel caso vogliate provarla, naturalmente il link della mod è in descrizione. Nel caso vogliate scaricare questa mod, noi naturalmente ci si vede in un prossimo video. Un saluto da Wolf e bella a tutti. Ciao!